Buonasera a tutti i nostri spettatori, telespettatori, possiamo dire, della Web TV Video Pensiero, che è la TV di oltrepensiero.it, della testata telematica. E siamo anche questa sera collegati di nuovo con Gasbai, con la settima spedizione di studio in Sudafrica, sulle orme dello squalo bianco. Vedete quello che vedete nell'immagine accanto a me, è il professor Emilio Sperone, che fa parte appunto del comitato scientifico della spedizione. Professor Sperone, sono giunte nel tardo pomeriggio di oggi in redazione alcune notizie riguardo la giornata di oggi, che sarebbe stata piuttosto proficua dal punto di vista degli incontri con gli squali bianchi. Beh, in effetti, Giulio, la giornata di oggi è stata fondamentalmente spettacolare. Siamo usciti presto stamattina e dopo aver fatto un giro di Dyer Island abbiamo lasciato in un angolo la gabbia e con Michael Rutzen siamo andati nella Shark Alley tra le due isole di Geyser Rock e Dyer Island, dove con la sagoma abbiamo provato a vedere il breaching e siamo stati davvero molto fortunati perché per ben quattro volte consecutive nell'arco di un quarto d'ora gli squali sono saltati fuori dall'acqua. Poi ci siamo diretti verso il punto di osservazione, abbiamo ancorato la barca e devo dirti che nell'arco di un paio d'ore siamo riusciti ad avvistare ben 16 esemplari diversi, due non siamo riusciti a schedarli, però gli altri 14 sì, e abbiamo raccolto una serie impressionante di dati, dal comportamento alimentare a quello individuale, al comportamento sociale. È stata una giornata veramente ricca sotto questo punto di vista. Poi siamo ritornati nella sede del diving e per concludere in bellezza la giornata ci siamo recati a Capo Agulhas, che è la punta più meridionale del continente africano, e lì vicino in una spiaggia abbiamo avuto anche un emozionante incontro con delle grosse pastinache, dei trigoni, animali anch'essi appartenenti al gruppo degli elasmobranchi, quindi cugini prossimi degli squali. E con questi animali siamo stati in acqua, animali pacifici, animali spettacolari, e questa è stata, diciamo, la conclusione proprio migliore per una giornata ricca di emozioni come questa. Oh, quindi nei prossimi giorni, a parte le condizioni meteo marine, potete prevedere se sarete fortunati, tra virgolette, come lo siete stati oggi? Certo, siamo abbastanza fiduciosi perché oggi la giornata di oggi ci ha gasato, ci ha permesso di raccogliere moltissimi dati e siamo realmente, realmente gasati, realmente incoraggiati stasera. E se tutto continua così, in questo modo, sicuramente al termine di questa spedizione avremo raccolto una serie di informazioni, avremo vissuto delle esperienze così profonde, così appaganti, da poterci ritenere realmente soddisfatti di questa ennesima spedizione di studio. I risultati che state ottenendo, a parte che sono soltanto, diciamo, due giorni che andate in acqua, quindi gli studi che state effettuando quest'anno si differenziano da quelli dell'anno scorso? Sì, sono fondamentalmente diversi perché quest'anno abbiamo deciso di testare una nuova variabile, mentre da un lato Primo sta lavorando con le sagome di foca e quindi sta continuando la raccolta dei dati sulle scelte alimentari degli squali bianchi. Io insieme a un gruppo di studentesse stiamo provando a raccogliere dati per approfondire un aspetto un po' particolare, in particolare appunto l'influenza delle condizioni ambientali sulle strategie di approccio dello squalo bianco alle prede, in termini fondamentalmente di nuvolosità del cielo, temperatura dell'acqua e quindi conseguente visibilità. Una piccola cosa che ti posso anticipare è che sicuramente stiamo osservando
che questi parametri ambientali influenzano il modo con cui gli squali si avvicinano alle prede. Per esempio, quando le condizioni di visibilità sia del cielo che dell'acqua non sono ottimali e quindi gli squali non si fanno vedere bene, preferiscono attaccare la preda dal basso, mentre quando il cielo è sereno e l'acqua è limpida, attaccano la preda orizzontalmente, perché proprio l'unico modo con cui potrebbero farlo è sperare di avere un minimo di successo. Quindi sono delle osservazioni realmente interessanti che speriamo ci portino davvero a dei risultati altrettanto eccezionali. Professore, la ringraziamo, quindi vi diamo appuntamento per domani sera, e quindi non so se ci sarà sempre lei come nostro interlocutore, e quindi per gli ulteriori aggiornamenti sulla 7ª spedizione di studio in Sudafrica. Grazie professore, grazie a tutti, buonasera. Buonasera, ciao.